Ultimo relatore di questo pomeriggio è Roberto Giacomelli, che ha conosciuto mio padre dall'infanzia, perché hanno fatto diciamo, l'asilo assieme, e da lì in poi tutta un'amicizia di una vita. Quindi lascio la parola per Roberto, per un altro punto di vista sul pensiero di Gianroberto Casaleggio, mio padre. Grazie. Prego. Davide, buonasera a tutti, e abbiamo sentito la fine di un interessantissimo intervento dove si è parlato di immaginazione. Io vorrei partire dall'etimo di questo vocabolo. Deriva da immaginare, e è un termine latino che nella sua significazione profonda è in mago, agere, agire in modo magico. E stasera vi volevo proporre una visione assolutamente nuova, una primizia, perché non ne sa niente nessuno: la funzione esoterica di Gianroberto Casaleggio. Chi è questo personaggio? Come giustamente è stato ricordato prima, non era un tecnocrate, non era un futurologo, anche se aveva una profonda visione delle cose e del futuro. Per lui le macchine erano i servomeccanismi che dovevano rendere più agevole la vita degli esseri umani. Quindi eminentemente era un umanista, ma di questo io ne ho parlato già diverse volte nelle interviste e negli altri Zoom. Oggi invece volevo ricordare che l'alone che è rimasto di questo grandissimo amico è particolare, è un alone di magia, ed è stato inteso in senso negativo, perché era schivo, era introverso, usando una categoria della psicologia analitica junghiana. Era una persona schiva, timidissimo, che aveva una osservanza assoluta della sfera della sua privatezza, della sua famiglia, dei suoi sentimenti, dei suoi affetti. Quindi personaggio poco conosciuto e soprattutto poco capito, ma quello che più dà dolore è spesso dimenticato da coloro che più di tutti dovrebbero ricordarselo. Ma al di là di questo, un grande umanista, un grande appassionato ed esperto di storia, ma anche di questo abbiamo già parlato. Io questa sera invece vorrei esplorare per la prima volta in assoluto un aspetto sconosciuto: Gianroberto Casaleggio, esoterista. Cosa vuol dire? Colui che si occupa di scienze iniziatiche. E quando questo avviene? Devo contestualizzarlo storicamente: tra la metà degli anni 70 e gli anni 80. Gianroberto Casaleggio era un giovanotto molto particolare, non solo per il carattere che ho descritto, per l'intelligenza fuori del normale. Potrei ricordare che nei tempi della scuola, quando vedeva un'equazione su una lavagna, lui subito la guardava e aveva la risoluzione, facendo arrabbiare i professori, perché non seguiva il processo matematico, ma intuiva. Ed ecco qui, nell'intuizione, che anche questo termine è importante: intuito, intuere, proteggere. La sua immaginazione ha precorso i tempi, ha corso prima dello sviluppo del tempo. In quell'epoca il mondo era diviso in due forze polari: l'Unione Sovietica, con il cosiddetta oltrecortina, e gli Stati Uniti d'America, come oggi. E la gioventù era divisa su due fronti: coloro che temevano l'avanzata delle forze, appunto, dei Soviet, e la combattevano stando con l'America, come si diceva, e quegli altri invece, tantissimi, che avevano un'ideologia economicista, un'ideologia materialista, materialismo storico, non quello consumistico americano, ed erano a tutti gli effetti dei marxisti. Ma c'era una terza componente di giovani, pochi, gli spiritualisti. Uno di questi era Gianroberto Casaleggio, che fondò insieme ai suoi sodali, uno di loro ero io, un centro studi tradizionali che diffondeva libri, che teneva conferenze, fatto di giovani universitari, giovani intellettuali, coraggiosi, perché erano su posizioni assolutamente eretiche, né da una parte né dall'altra. Il primo grande amore di Gianroberto Casaleggio, che io
condivisi, fu per un metafisico italiano, un grande pittore dadaista, Julius Evola, che predicava, questo è il nome di uno dei suoi testi più importanti, cavalcare la tigre. È il nichilismo attivo, accettare la situazione, è una via dell'azione e cavalcarla per portare poi le estreme conseguenze ai valori che noi propugnavamo, valori della tradizione, valori spirituali, valori delle grandi tradizioni europee, valori che si incarnavano nel ricordo dei druidi, dei celti, del Mos Maiorum dei romani, della spiritualità norrena dei vichinghi e tutto quanto è l'immaginario collettivo degli europei. Ebbene, Gianroberto, ripeto, una persona geniale, non era sicuramente un uomo d'azione. La seconda passione fu per René Guénon, un metafisico francese che aderì prima al cattolicesimo tradizionale e poi si fece sufista. Cos'è il sufi? È la tradizione iniziatica all'interno dell'Islam. Ma anche questa grande passione che studiò profondamente venne superata per una parte pratica. Come si fa a diventare un mago? E torniamo ad immagoagere, alle immagini. Si fa con la tecnica, si fa con degli esercizi. È inutile avere letto 400 libri di magia se non si sa fare una piccola cosa che lavori sul nostro spirito. Quindi Gianroberto Casaleggio cominciò a studiare profondamente, e credetemi, in Italia fu il primo, i libri di Carlos Castaneda, grande antropologo americano che andò di persona in mezzo agli indiani Hopi nell'America centrale a studiare chi sono gli sciamani, e diventò un grande esperto di una delle tecniche magiche più difficili in assoluto, il sogno lucido. È quel sogno che noi riusciamo a dominare e che può avere poi effetti nella realtà ordinaria, pur partendo da un'alterazione della coscienza. Ed in ultimo, lasciati e superati questi studi, aderì alla scuola di Gurdjieff, maestro armeno che considerava l'uomo contemporaneo un essere addormentato, a tutti gli effetti uno zombie. E nella sua dottrina c'è il ricordo del sé, cioè ricordare la nostra natura di luce, la nostra natura spirituale. Ebbene, in questo studio Gianroberto Casaleggio ha sublimato la sua spiritualità. Questa scuola è basata sulla sintesi tra il sufismo e il buddismo e si basa sulla danza sacra, sul controllo del respiro, tutte pratiche, non era un ballerino per l'amor di Dio, però sicuramente gli esercizi di pranayama, di respirazione, li conosceva molto bene. Questo è un po' l'excursus culturale, ma soprattutto la pratica di lavoro spirituale su se stesso, una pratica a tutti gli effetti magica, che è la dimensione superiore dell'uomo, perché nelle grandi tradizioni l'essere umano è fatto da corpo, mente, l'anima di noi junghiani, ma soprattutto dello spirito. Ed è grazie alla spiritualità, grazie alla sua visione profonda, che Gianroberto Casaleggio è stato capace di immaginare in mago agere. Miserabili coloro che compiono azioni per vederne il frutto. È una frase di Krishna, l'ottava manifestazione della divinità induista, Vishnu. Un avatar, ma non c'entra niente coi computer, è una manifestazione divina. Queste parole semplici potrebbero essere il testamento spirituale di Gianroberto Casaleggio. Un uomo che ha dato tutto senza chiedere nulla. Grazie infinite. Grazie Roberto.